La Polizia di Stato celebra il 171esimo anniversario della Fondazione, un appuntamento che anche Biella ha visto questa mattina la celebrazione all'interno dell'Aula Magna di Città Studi, presenti le massime autorità dal mondo politico, sociale e religioso. Il 171esimo anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l'occasione per ricordare due importanti compleanni. I 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria, con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche e fisiche, e i 100 anni dell'Interpol, organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine internazionale. Dopo la lettura dei messaggi di ringraziamento alle forze dell'ordine, tra cui quello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stato il questore di Biella, Claudio Cicimarra, a tracciare l'attività di un anno della Polizia di Stato a Biella. Tra i dati più rilevanti è la diminuzione di tutti i reati, ad eccetto di quelli predatori. La polizia è vicina alla gente, ha ricordato il questore, e quotidianamente gli agenti sono in campo per offrire ai cittadini la massima sicurezza. È indubbio che il territorio in cui viviamo si è caratterizzato da un tasso di criminalità inferiore alla media nazionale. Tuttavia non sono mancati fenomeni criminosi e sociali dei quali la nostra realtà è stata ed è tutt'oggi sicuramente interessata, fronteggiati sempre e comunque con risposte importanti ed immediate. Sono proprio tali risposte che vanno valorizzate e portate all'esterno della questura, e ciò non tanto per esaltare il nostro operato, quanto piuttosto perché solo la conoscenza di tale attività, che al di là del decremento statistico dei reati commessi, può favorire una più adeguata percezione della sicurezza. Se infatti aumentano gli arresti e diminuiscono i reati, ma cresce la sensazione di insicurezza, vuol dire che c'è stato un difetto di comunicazione. Vuol dire che la nostra attività di prevenzione e contrasto potrà anche essere stata svolta bene, ma di certo non sarà stata trasmessa al meglio. A tale scopo quest'anno, adeguandoci ai moderni tempi digitali, abbiamo inteso valorizzare anche l'utilizzo dei canali social, aprendo una nostra pagina Facebook, un profilo Instagram e implementando il nostro sito web. Questura è stata la prima in Italia ad effettuare un arresto in flagranza di reato di un organizzatore di rave party, a cui si aggiunge l'ulteriore dato dei 124 fogli di via emanati nei confronti di altrettanti partecipanti. La celebrazione è stata anche l'occasione per premiare gli agenti che maggiormente si sono distinti in particolari operazioni ed interventi nel corso dell'anno lasciato alle spalle.